nella nostra protesta per il trasferimento dei vigili urbani, dipendenti degli uffici tecnici comunali, da un municipio all'altro ogni 3 anni, come stiamo proponendo all'amministrazione comunale circa 1 anno e mezzo, e da cui abbiamo avuto soltanto in risposta un silenzio quasi direi mortificante, perché noi stiamo portando avanti una battaglia giusta per garantire la pubblica amministrazione da corruzione, da corruttele, da omissioni e illeciti. E, diciamo che abbiamo scelto oggi il 13° municipio e il comando dei vigili urbani del 13° gruppo. Il 13° gruppo, abbiamo avuto tante segnalazioni per quanto riguarda questi uffici, come tutti gli uffici di Roma, e chiediamo appunto noi anche qui, da oggi, da questa sede, da questo sito istituzionale molto significativo del 13° municipio, dove tra l'altro è ubicato l'ufficio edilizia, appunto, dei vigili urbani, chiediamo il trasferimento ogni 3 anni dei dipendenti degli uffici tecnici comunali e degli appartenenti al corpo di polizia municipale. Questo per garantire trasparenza e imparzialità nell'espletamento delle funzioni di istituto, come garantito dall'articolo 97 della Costituzione italiana, e soprattutto questo perciò a vantaggio dei cittadini, perciò a vantaggio della pubblica amministrazione, ma anche a vantaggio della maggior parte dei dipendenti di questi comparti lavorativi, perciò della polizia municipale, degli uffici tecnici comunali, che svolgono il proprio lavoro con grande diligenza e abnegazione, con grande impegno e senso del dovere. Perciò per colpa di poche mele marce che magari si lasciano andare a omissioni e illeciti, non è giusto che paghino tutti. Perciò noi, per garantire questa trasparenza e imparzialità rispetto alle funzioni, chiediamo appunto il trasferimento periodico ogni 3 anni dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali da un municipio all'altro, per evitare appunto la possibilità soltanto di eventuali collusioni sul territorio. Il sindaco Alemanno non ci sta rispondendo, anche se il comandante Angelo Giuliani ci aveva risposto dopo un incontro con il vice comandante generale Diego Porta, ci aveva dato l'ok per una condivisione di questo progetto, dopo aver incassato anche i pareri positivi di alcuni presidenti di municipio, tra cui anche quello del presidente Giacomo Pizzani. Praticamente siamo andati avanti in questa nostra protesta appunto per chiedere questo trasferimento perciò periodico, assolutamente ogni 3 anni, per garantire appunto trasparenza e imparzialità, e questa volta non possiamo prescindere appunto da questa nostra richiesta, per garantire appunto un discorso di legalità e giustizia. Dopo tanti proclami appunto dell'amministrazione comunale in favore di legalità e giustizia, onestamente riterremo responsabili politicamente appunto Alemanno e i suoi assessori della giunta, visto che tra l'altro l'assessore Enrico Cavallari, dopo essere stato investito appunto di questo problema da parte del sindaco Alemanno, non ci ha assolutamente ricevuti ancora. Stiamo aspettando questa risposta, cioè la nostra protesta continua contro questo silenzio istituzionale, e non si può prescindere da questa nostra richiesta. La trasparenza, l'imparzialità, la legalità nelle istituzioni deve essere assolutamente garantita, perciò ribadiamo il nostro concetto: trasferimenti periodici ogni 3 anni da un municipio all'altro dei vigili urbani e dei dipendenti degli uffici tecnici comunali, senza se e senza ma. La nostra richiesta è questa: se Alemanno tiene veramente alla legalità nelle istituzioni del Comune di Roma, dovrà accettare questa richiesta, anche perché, ripetiamo, per salvaguardare la maggioranza dei dipendenti di questi uffici che svolgono la loro attività con abnegazione e con grande senso del dovere.